buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda edizione dei Lions in piazza per la prevenzione sanitaria. È il secondo anno che ci troviamo nella piazza centrale di Cecina per una manifestazione che l'anno scorso ha avuto un buon successo. In una giornata abbiamo effettuato quasi 1000 visite di tutti i tipi. Alla mia sinistra abbiamo lo stand dove è possibile prenotare le visite per quest'anno, quindi noi stiamo per lanciare il via ufficiale. In realtà i nostri medici sono al lavoro per fare le loro visite. Allora, io do semplicemente un'idea del programma della manifestazione e poi passerò la parola ai principali protagonisti della giornata. Allora, il primo appuntamento grosso che abbiamo in giornata è alle 16:30, proprio qua, dove ci sarà una dimostrazione di disostruzione pediatrica. L'anno scorso l'abbiamo fatta, ha avuto un grosso successo, quindi abbiamo pensato di ripeterla anche quest'anno. Quindi ci sarà una dimostrazione di disostruzione alle 16:30 e un'altra alle 17:30. Segnatevelo. Alle 17 invece, quindi in mezzo alle due dimostrazioni, faremo una premiazione di tutte le associazioni che in qualche modo ci hanno supportato, perché noi Lions ci mettiamo il nome, ci mettiamo il coordinamento, però se siamo qua è grazie alle associazioni che ci hanno dato una mano: la Croce Rossa, la Misericordia e la Pubblica Assistenza. È grazie ai medici che in questo momento sono nelle tende a soffrire per noi, a offrire gratuitamente le proprie prestazioni per la cittadinanza. Noi lavoreremo dalle 10:30 all'1 e dalle 15 alle 19. Quindi avete tutto il giorno eventualmente per prenotarvi. Lascio ora la parola al presidente del Lions Club Cecina, Panayotis Psarudakis, per un saluto di benvenuto. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa seconda edizione di Medici in Piazza, come ha detto l'amico Piero. Io vorrei dire soltanto due parole per quanto riguarda il Lions Club Cecina, che ha organizzato questa giornata. Fa parte dell'associazione di un gruppo di clubs in tutto il mondo, radicati in 208 paesi. Il motto comune di tutti i clubs è di servire. Servire come migliorare la vita di tutte le persone nel proprio territorio. Ecco il perché noi abbiamo pensato dall'anno scorso di offrire alla cittadinanza di Cecina, non soltanto di Cecina, ma di tutti i comuni limitrofi in cui opera il Lions Club Cecina, di fare queste visite gratuite di primo livello, che penso che siano, oltre che utili, necessarie per molte persone. Grazie ai comuni che ci hanno sponsorizzati, all'ASL, e hanno creduto in quello che facciamo. In particolare ringrazio il comune di Cecina che ci ha concesso questa piazza molto bella e alle associazioni che hanno pensato di non contribuire ma di lavorare in primis a questa bellissima giornata. Grazie a tutti e passo la parola al sindaco. In realtà passiamo la parola a Luigi Valori, presidente del Consiglio Comunale di Cecina. Sì, buongiorno a tutti, sono qui in rappresentanza appunto di tutto il Consiglio Comunale, porto i saluti di tutta l'amministrazione, del sindaco, degli assessori e del complesso tutto amministrativo. Voi avete ringraziato il comune, ma mi preme a me ringraziare veramente di cuore voi per quello che state facendo, perché
L'anno scorso è stato il primo anno che avete inaugurato questa iniziativa e ne ho sentito parlare da più voci, sia in campo medico ma anche proprio dai cittadini che vivono Cecina nella quotidianità, e avete reso veramente un servizio eccellente, quindi sono felice di rappresentare oggi qui l'amministrazione, sono felice che si sia ripetuta questa iniziativa, e l'auspicio, l'augurio è che si ripetano sempre anche in numero maggiore, quindi questo vuol dire fare un servizio alla comunità, fare un servizio ai cittadini. Questo vuol dire sensibilizzare. Io ho in mano un volantino, tra l'altro fatto molto bene, dove si parla semplicemente con delle note della buona alimentazione, della lotta contro il fumo, la lotta contro l'alcol, tematiche di cui tutti i giorni, tutte le famiglie, ciascuno di noi magari deve perdere un po' di peso o altri bambini per cercare di farli mangiare nella maniera più corretta e non è possibile per la crescita. Inoltre offrite un check-up gratuito, e quindi anche i medici, credo che può sembrare una banalità, ma mettere su in piedi un'organizzazione di questo tipo per tutta una giornata con tutta una serie di persone che lo fanno per amore, per volontariato, per spirito di servizio, e mi riallaccio quindi alle parole che ha detto lei, e questo è un grandissimo spirito di servizio. Qui a fianco a me c'è la raccolta di occhiali, un'altra iniziativa dell'IOS a livello planetario si può dire. E io ringrazio l'invito, sono a disposizione a 360 gradi per qualsiasi cosa, quindi mi potete chiamare in qualsiasi momento, e se posso dare un mio contributo al di là del ruolo istituzionale che ricopro, lo faccio veramente col cuore e con grande piacere. Oltretutto credo, se non sbaglierate, che mio nonno è stato il primo presidente dell'IOS a Cecina, quindi questo anche a carattere personale mi inorgoglisce e mi dà una maggiore soddisfazione, e veramente grazie. Ringrazio insieme ai volantini che lei ha, veramente io gli vorrei dare, che gli ho detto, no, per metterlo nel consiglio, è un ricordo di questa giornata e non soltanto di questa giornata. Allora, proseguiamo, perché abbiamo avuto anche una grossa collaborazione da parte delle istituzioni nel settore specifico. Qui con me c'è il dottor Franco Verdi, che è il coordinatore sanitario della Vasta Val di Cecina. È con lui che abbiamo organizzato la manifestazione, e l'abbiamo fatta coincidere anche con un'altra manifestazione che viene svolta in tutta la Toscana, e a Cecina è svolta proprio oggi. Lascio la parola al dottor Verdi per raccontarci qualcosa di qua. Grazie, porto naturalmente saluti del responsabile di zona e dell'ASL. Anche quest'anno abbiamo accettato molto volentieri l'invito dell'ANIONS, perché come l'anno scorso per noi è importante, oltre che l'erogazione delle prestazioni, anche la promozione della salute. È per questo che noi abbiamo scelto per la seconda volta di fare qui la FADEI, cioè l'attività fisica adattata, il giorno in cui si celebra questa attività, che è di promozione della salute, che è rivolta a tutte le persone e per le quali collaborano tutti gli enti di promozione sportiva e le palestre del nostro territorio, a dei prezzi molto contenuti, in modo che tutti possano accedere. Per accedere basta andare dal proprio medico curante e chiedere informazioni. Quest'anno abbiamo colto anche l'occasione per dare informazioni anche sulla vaccinazione antimeningite, che come sapete è particolarmente importante in questo periodo in Toscana, quindi per tutti coloro che hanno nipoti, figli o persone comprese tra gli 11 e 20 anni, questa vaccinazione quest'anno è gratuita. Chi ne volesse, avete potuto leggere dal giornale, chi volesse ulteriori informazioni può rivolgersi allo stand delle promozioni della salute.
la vaccinazione viene erogata dai pediatri di famiglia, dai medici di medicina generale e dall'altro. Ringrazio nuovamente il Lions per questa importante opportunità che ci viene. Grazie, grazie mille. Direi che questa breve introduzione alla giornata è terminata. Alla mia sinistra c'è lo stand per prenotarsi per le visite e buona giornata a tutti, ci vediamo alle 4:30, alle 16:30 oggi qua. A più tardi. Poi fate le manovre, il bambino perde conoscenza e come primo va messo sul tavolo. La prestazione riguarda i giochi. I giochi, dobbiamo utilizzare i giochi che sono una per niente. Dobbiamo incoraggiare il bambino a tossire, dobbiamo stare lì per lui perché togliamo lui. Lente e profonde, 2, 3, 4 e 5. Prima 5 insufflazioni di emergenza, in questo caso essendo un lattante al di sopra della base dello sterno mettiamo le due dita perpendicolari e facciamo 30 compressioni e cominciamo a dargli 5 parattinte scapolari con via di fuga laterale. Piano declive devi tenere proprio per facilitare l'uscita. A questa fase alterniamo 5 compressioni subdiafragmatiche. Tiriamo su il bambino. Per dirgli guarda la situazione è sempre uguale.